di libri, bentornati sul mio canale. Oggi parlo di libri, questa volta non è di Stephen King, incredibile ma vero, ma vi voglio parlare di Il Mago di Oz. Io questo libro lo adoro, è veramente un genere, vabbè, fantasy, però l'ho letto e mi è piaciuto veramente veramente tanto. È un romanzo che sinceramente consiglio anche agli adulti, cioè non è un romanzo che dici no, è solo per ragazzi, no, va benissimo anche per gli adulti. Questo romanzo viene pubblicato per la prima volta il 17 maggio del 1900 e racconta le avventure della piccola Dorothy, una bambina orfana che abita con gli zii nel Kansas. A causa di un tornado, la bambina finisce insieme al suo cane Toto e insieme all'intera casa nel mondo di Oz, dove scopre che qua vivono quattro streghe, due buone e due cattive. Le due streghe buone sono la strega del nord e la strega del sud, mentre le due malvagie sono la strega dell'est e la strega dell'ovest. In soccorso di Dorothy viene la strega del nord, la quale le dice che l'unica persona in grado di aiutarla a tornare nel Kansas è il potente e misterioso Mago di Oz. Le indica il cammino, cosicché la bambina decide di partire appunto per trovare questo mago e chiedergli di poterla aiutare a tornare a casa. Durante il suo viaggio la bambina dovrà affrontare diverse avventure, diverse peripezie che non sto qua a raccontarvi per non farvi spoiler. Ovviamente anche tutta la storia è molto più lunga rispetto a quella che vi sto raccontando io, ma appunto per evitare di dirvi delle parti troppo salienti, quindi rovinarvi il bello della lettura. Dicevamo, durante il viaggio della piccola Dorothy, la bambina fa amicizia con tre personaggi, anche loro in viaggio per recarsi dal mago di Oz e chiedergli aiuto. E questi personaggi sono lo spaventapasseri, che vorrebbe un cervello, l'uomo di latta, che vorrebbe un cuore, e il leone codardo, che ovviamente vorrebbe il coraggio. Insieme questi quattro personaggi appunto vivranno tantissime avventure, dovranno scappare dalla furia di una delle due streghe malvagie, poiché un'altra invece viene accidentalmente uccisa dalla stessa Dorothy quando arriva nella terra di Oz con la casa, praticamente la casa atterra sopra questa strega malvagia uccidendola, e quindi dovrà vedersela con la furia della strega malvagia superstite. Insomma, tutto un susseguirsi di avventure, e facendo in modo che comunque il lettore si può dire resti incollato alle pagine di questo libro per vedere come andrà a finire l'avventura di questi dei protagonisti, se effettivamente ognuno di loro otterrà quello che vuole oppure no, e soprattutto se la piccola Dorothy riuscirà a tornare a casa dai suoi zii in Kansas oppure no. Allora, come ho detto all'inizio, io questo romanzo l'ho amato alla follia, è bellissimo, ti coinvolge, tutto sommato quasi quasi ti fa vivere le stesse avventure della piccola Dorothy, e devo dire, questa è una cosa che mi piace veramente tanto, cioè quando un romanzo mi coinvolge al punto tale da farmi provare le stesse sensazioni dei suoi personaggi, mi piace tantissimo, perché significa che è un romanzo bello, scritto bene. Per tutti questi motivi io Il Mago di Oz ve lo consiglio veramente tanto. Come sempre adesso voglio sapere la vostra opinione, lasciatemi scritto qui sotto nei commenti se l'avete letto oppure no, se vi è piaciuto oppure no, insomma tutto quello che volete. Sapete che io sono sempre felice di leggervi, di rispondervi e di sapere la vostra opinione. Ecco, ci tenevo ad informarvi di una cosa: il prossimo video non uscirà come al solito domenica, ma bensì uscirà di lunedì, poiché lunedì è il 31 ottobre, quindi uscirà il video speciale Halloween. Spero proprio che vi piaccia, perché ci ho messo impegno per farlo e spero di aver fatto un buon lavoro e che quindi vi possa piacere. Vi attendo per il prossimo video, che uscirà lunedì alle 14:30, speciale Halloween.